Punti di salvezza pesantissimi in palio al Cecenio di Imperia, infatti non sarà una gara divertentissima quella tra Imperia e Ligorno, ospiti che la marcia salvezza l'hanno già innestata da qualche turno, padroni di casa che non possono fallire. 16esimo e 18esimo sono i minuti delle prime scorribande locali con Coppola e Giglio, il primo su punizione, il secondo rientrando e calciando con il destro, in entrambi i casi è ordinaria amministrazione per Azzori, ben più pericoloso il tiro di Dayana dal limite che termina a fil di palo al 36esimo, pochi minuti più tardi l'Imperia le clama per un contatto sospetto in aria genovese ai danni di Dayana. Materiale per la moviola consegnatoci da Fabio Molinari e ultima emozione del primo tempo con la sortita ospite con Cericola che spaventa la retroguardia locale. La rovesciata innocua di Calcagno apre la ripresa, una seconda frazione in cui addirittura cala il numero di occasioni. La sassata di Petti al 13esimo non transita così lontano dallo specchio della porta, la gara si fa nervosa e a farne le spese è il tecnico dell'Imperio Soda che viene allontanato dal direttore di gara prima del triplice fischio. I padroni di casa hanno il match point, è il 47esimo e su Coppola l'intervento di Azzori è a dir poco decisivo. Termina 0-0 al Ciccione, un punto che tutto sommato potrebbe far comodo a tutte e due.